Il piano economico-finanziario recentemente approvato dall'Assemblea del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari costituisce una svolta nei propri obiettivi col proporsi come un ente di sviluppo del territorio in una visione di medio-lungo termine. L'obiettivo del Consorzio è chiaro: presentare agli operatori nazionali ed internazionali il potenziale competitivo degli agglomerati industriali del nord-ovest della Sardegna, partendo dalle infrastrutture e i servizi che oggi possiamo offrire. Potenzialità che derivano dalla felice posizione geografica, con collegamenti diretti tra la superstrada 131, il porto di Porto Torres, l'aeroporto di Alghero e dall'efficienza dei servizi offerti, tra i quali a breve fibra ottica e rete del gas. Il consorzio partecipa all'attuazione del progetto di riqualificazione industriale dell'area di crisi complessa di Sassari-Porto Torres. Sono già stati presentati sul primo bando Invitalia progetti per 41 milioni di euro. Si punta alla creazione di un nuovo polo industriale retroportuale a Porto Torres con il risanamento ambientale e la riconversione di aree industriali dismesse, aree da destinare a nuovi operatori economici, per esempio inerenti la cantieristica navale. È previsto il completo ammodernamento del depuratore consortile di Porto Torres ed è in corso d'opera la posa della rete del gas e fibra ottica nelle aree industriali, compreso Trunco Reale. Nell'area industriale di Alghero San Marco si sta progettando un impianto per il trattamento della posidonia spiaggiata e altre attività per il recupero dei rifiuti urbani, prevedendo processi innovativi tra cui la produzione di biocarburanti. E proprio sul fronte dell'energia, Scano prosegue. Sul fronte delle energie rinnovabili, il Consorzio Industriale ha preso una decisione importante. Ha posto fine alla installazione di impianti fotovoltaici mirati alla sola ed esclusiva produzione di energia elettrica e apre da oggi in poi a quelli che verranno destinati alla produzione dell'idrogeno.